Ciao ragazzi, qui è Inter Supporters, un saluto da Fulvio Santucci. Oggi qui per parlare dolorosamente di Fiorentina-Inter. Ho fatto passare un intero giorno perché non mi sentivo abbastanza lucido, ragazzi, per riuscire a fare veramente un'analisi come quelle che piacciono a noi, un pochino chiacchierate, un pochino più su determinati argomenti, diciamo così, concentrate appunto su cose un pochino più specifiche, perché evidentemente è difficile parlare di altro che non sia l'accaduto al minuto 96, ma ci arriviamo, ragazzi. Intanto scusatemi per la location, che è un po' spartana, però non mi trovo a casa, ovviamente mi trovo in un hotel in questo momento, neanche particolarmente lussuoso, come potrete intuire, però vabbè, a parte questo, insomma, ci tenevo come sempre a fare questa analisi per diciamo così, insomma, anche forse sfogarci un po' insieme, ragazzi, perché ci arriviamo anche alla partita, perché purtroppo non si è parlato abbastanza di una partita che l'Inter secondo me ha giocato in maniera veramente gagliarda. Però dobbiamo necessariamente partire dalla fine, dobbiamo partire da ciò che è rimasto negli occhi di tutti, ragazzi, perché dobbiamo veramente guardarci in faccia arrivati a questo punto, e dobbiamo capire che così non possiamo accettare, cioè è veramente inaccettabile. È veramente inaccettabile, ragazzi, l'accaduto, non c'è bisogno che ve lo spieghi. Per chi ha vissuto sulla Luna nelle ultime 24-30 ore, l'Inter è stata raggiunta al minuto 101 dopo che era stato accordato un rigore al minuto 96, dopo che il rigore è stato guardato all'on-field review, e dopo che le immagini hanno mostrato chiaramente che non c'era affatto la necessità di intervenire, non c'era affatto un intervento falloso, non c'era affatto un tocco di braccio come ritenuto dal arbitro, che stimo Abisso, ovviamente è ironico, non lo stimo affatto, e insomma è andata così, ragazzi. Però diciamo che dobbiamo veramente a questo punto prendere un po' il toro per le corna e insomma andare a dirci apertamente che questa cosa non è minimamente accettabile. Cioè non è accettabile, ragazzi, stiamo facendo i discorsi che facevamo vent'anni fa, quando c'erano tre arbitri e la metà, forse la terza parte delle telecamere che ci sono adesso ci sono sei arbitri, 47.000 telecamere di tutti i tipi, un sacco di occhi a guardare, c'è la tecnologia VAR, cioè ci sono due incaricati di guardare il video, che in realtà il loro lavoro l'hanno fatto perché hanno richiamato correttamente l'arbitro al VAR, oltre ad averlo richiamato per altre decisioni. Voi pensate cosa poteva essere sta partita senza VAR, ragazzi? Io me lo veramente, cioè, è una domanda che mi sto facendo da un giorno: cosa poteva essere questa partita senza il VAR? Questo Cristiano qui avrebbe sbagliato qualunque cosa, cioè avrebbe proprio falsato in pieno tutta la partita. Lo scuso solo per il rigore, perché nessuno l'aveva visto, quello per l'Inter, nessuno l'aveva visto perché era una dinamica talmente veloce che neanche i giocatori se ne erano accorti in campo. Quindi lì è un'ottima chiamata quella del VAR, per cui contro il VAR non ho niente. Però ragazzi, cioè, la questione dell'arbitro, non possiamo ancora star qui a fare sempre gli stessi discorsi, uguali, sempre uguali tutti gli anni, con la tecnologia che avanza e l'essere umano che non la sa usare, ragazzi, non la sa usare, non la vuole usare, non la può usare, ognuno dia la sua versione. Però ragazzi, non possiamo ancora, veramente, cioè è inaccettabile, è imbarazzante nel 2019, con gli strumenti a disposizione, stare qui a parlare di errori che si compensano. Gli arbitri possono sbagliare, la ruota gira, oggi a te, domani a me. Raga, sono puttanate, basta vivere in questa dimensione parallela, non deve più esistere questo discorso qui. Il VAR esiste esattamente perché l'arbitro prenda in considerazione l'errore, perché abbiamo appurato che gli arbitri di errore ne fanno una caterva, e non è questo il problema, non devono essere perfetti. Però dal momento che hanno uno strumento per considerare da soli che loro possono sbagliare, gli arbitri devono entrare in campo e devono essere sicuri che avranno la possibilità di prendere in considerazione il fatto che possano sbagliare, perché ragazzi, io non posso accettare di perdere due punti così. Adesso
Non so sinceramente se questa cosa inficerà sul piazzamento finale. Molti lo credono, molti lo temono. Io non sono ancora a questo livello, ma non è importante questo, ragazzi. Non è importante questo, è importante il fatto che questa partita è falsata. Questo risultato è falsato. Falsato, lo hanno visto tutti, di tutte le tifoserie in tutto il mondo, anche i neutrali, quelli che non gliene fregava niente, che magari si sono goduti anche una partita bella, perché voglio dire, 6 gol, grande agonismo. Vabbè, facciamo 5 gol perché uno non dovrebbe esistere, grande agonismo. Cioè, voglio dire, come si fa a spiegare una roba del genere? Come si fa a spiegare una roba del genere? Poi, vabbè, fatemi veramente tacere sulla marea di troiate che ho letto stamattina sui giornali. Io ho ancora questo vizio di andare a vedere che cosa dicono i giornali, dovrei togliermelo, e questo non ci sono discussioni. Però, ragazzi, cioè, volevo vedere esattamente se c'era un certo tipo di coerenza con altro tipo di episodi con altre squadre, eccetera, eccetera. Pochissima, raga, cioè proprio poca, proprio il minimo indispensabile. Solo un giornale sui tre ha titolato in prima pagina dicendo apertamente che il rigore alla Fiorentina è regalato, ed è la Gazzetta dello Sport, che ovviamente tra i tre è sicuramente quello che nei confronti dell'Inter è sempre stata la meno peggio. Però poi vai all'interno delle pagine e vedi che la Fiorentina ha meritato il pareggio, che cazzo c'entra, lo sanno solo loro. E poi l'Inter non ha saputo gestire la partita, l'Inter butta via la partita perché non l'ha saputa gestire. Ma cosa stracazzo dite? Cosa dite? La partita era gestita, era vinta, era una partita finita, eravamo al 96-30, c'erano 7 minuti di recupero, la partita era finita, ok? Mi dà fastidio, ragazzi, mi dà fastidio, e non è solo perché è l'Inter, cioè voglio dire, mi dà fastidio che questo episodio sia l'ennesimo di una stagione che è funestata da sta roba qui, completamente funestata da queste cose qui, da queste porcate qui. Adesso voglio dire, tanti episodi su cui il VAR non è intervenuto e non si capisce perché, a partire dal nostro Inter Parma, lo ricorderete, ma arriviamo anche volendo a Fiorentina-Atalanta, dove la Fiorentina ha rapinato l'Atalanta una settimana dopo aver fatto i diavoli a 4 per il rigore di Polpastrello. Poi anche questa cosa qui è diventata una roba veramente ridicola. Ma poi, andando avanti, possiamo anche citare l'episodio a nostro favore, quello a Roma con Roma-Inter, il rigore su Zaniolo che obiettivamente era netto. Possiamo anche andare avanti con Fiorentina-Roma, Chiesa, anzi Simeone che prende a calci Olsen sulla faccia e viene dato un rigore alla Roma col VAR. Cioè, ragazzi, queste cose qui non possono più esistere. Sono da inizio anno che ci diciamo che ci sono problemi col VAR, molti di più rispetto all'anno scorso. Hanno cercato di giustificarcelo in tutti i modi: è il protocollo, è l'interpretazione, è il chiaro ed evidente errore. Oh, basta falsare risultati, cioè ci siamo rotti il cazzo noi di questa storia, ci siamo proprio rotti i coglioni di questa cosa, soprattutto ci prendono anche per il culo. Ma pensa che non ce l'abbiamo gli occhi? Io il calcio lo seguo attivamente da 30 anni, coscientemente da 25, e io vi posso assicurare, ragazzi, che a metà degli anni 90 i discorsi erano esattamente uguali ad oggi, ma come ho ripetuto prima, nella metà degli anni 90 c'erano veramente molti meno mezzi, e allora potevi capire che l'arbitro poteva sbagliare. Oltretutto, voglio dire, su questo tema è anche delicato, perché abbiamo avuto dei precedenti in cui abbiamo capito che c'era una classe arbitrale corruttibile, cioè voglio dire, facciamo 2+2, e qua è il gatto pardo, ragazzi, cambiamo tutto e non cambia nulla. Questa cosa non va bene, io sono incazzato nero, voi sarete incazzati neri. Non è la prima volta che accade in stagione, accade all'Inter, però ecco, non è la prima volta che accade in stagione, ho citato diversi episodi, però c'è da dire, ragazzi, per onestà, veramente col massimo dell'onestà intellettuale, che non mi ricordo una squadra grossa che lotta per le prime posizioni a cui è stata tolta una vittoria, cioè proprio è stata estorta una vittoria al 96esimo in questo modo. Mi ricordo il Genoa a Roma un rigore incredibile non dato a Pandev al minuto 93 e il Genoa poteva andare sul 3-3. O il Crotone l'anno scorso a Bologna ha avuto lo stesso identico problema, non gli è stato convalidato un gol e quello poi ha pesato, perché tra l'altro il Crotone è anche retrocesso. Però, ragazzi, cioè voglio dire, non possiamo star qui a continuare a dirci le stesse cose, quindi questa cosa qui veramente deve necessariamente cambiare. Bisogna oliare veramente un sacco di meccanismi, ma soprattutto, ragazzi, bisogna radere al suolo la classe arbitrale, ma mica per qualcosa, ragazzi, per incompetenza.
per incompetenza acclarata, perché se tu sei in grado di falsare i risultati col VAR vuol dire che la tua o è malafede o è incompetenza. Non si scappa da qua, non si scappa da qua. I discorsi sulla malafede li lascio a voi, perché a me non piace farli, non ho elementi concreti per poterli fare, quindi so che a voi piace fare questi discorsi, ve li lascio a voi. Però allora io prendo la strada dell'incompetenza. Ok, bisognerà dare al suolo sta classe arbitrale, perché non porta risultati. Bisogna cambiare il manico. Ah, tra l'altro Nicky dove era oggi? Chi l'ha sentito? Voi l'avete sentito? Bisogna cambiare il manico, bisogna cambiare un sacco di elementi all'interno. Bisogna portare dentro gente, se vogliamo il giusto del gioco, bisogna portare dentro gente che sia capace di convivere con il VAR e che sia un garante. Cioè gente che abbia capito che il ruolo dell'arbitro è essere un garante del gioco, non essere una variabile del gioco. Noi abbiamo questa cazzo di cultura distorta per cui l'arbitro è una variabile del gioco e gli errori fanno parte del gioco. Ma col cazzo, il VAR è stato messo apposta per evitare questa roba qui. Per cui ragazzi sono ancora molto incazzato, come avrete sentito dalle mie parole, però insomma ormai non ci possiamo fare più niente. Quello che possiamo fare è prendere questa rabbia, convogliarla in energia positiva ed andare a prenderci, a mordere, ad aggredire le altre parole. Partite. Potrebbe anche funzionare, ragazzi. Perché? Perché l'Inter che ho visto giocare con la Fiorentina è una conferma per me. È un Inter che gioca, è un Inter che crea, è un Inter che è cinica, è un Inter che è sul pezzo. È stata anche capace di soffrire, è anche stata capace di difendersi, perché che ve ne dicano i soloni, raga, Fiorentina due tiri in porta, perché il primo era un autogol e non è considerato come tiri in porta. Basta, cioè rischi zero, noi, rischi zero, solo potenziali, solo forcing da parte della Fiorentina, come è evidente, perché solo 1-3 che cosa fai? Vai a cercare di fargli 7 gol o ti chiudi per portare a casa la vittoria? È evidente che è andata così, per cui che se ne dica, sofferenza veramente zero, il gol l'abbiamo preso con un colpo da maestro di Muriel, veramente un bellissimo gol, a cui do pieno merito, e poi questa porcata, questa pagliacciata finale, e oltre al primo gol che è rocambolesco, parte dal nostro errore, però è rocambolesco perché comunque diventa poi un autogol, quindi, cioè... Proprio chi parla di una Fiorentina gagliarda, eccetera, eccetera, io non so che partita abbia visto, ragazzi. Cioè, avevano un offensivo che era Piazza, che è entrato al 55esimo, forse ha toccato 5 palloni, se tutto va bene, ed era un offensivo. Cioè, lì Chiesa ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo per un po', l'Inter ha sofferto la prima mezz'ora, poi si è ripresa la grande, al secondo tempo l'ha fatto in manovra fluida, poteva segnare ancora. Per cui ci sono delle buone notizie, raga, e secondo me ci sono più le buone notizie delle cattive per ora, e direi che cito subito il fatto che con Nainggolan, anche solo a mezzo servizio, non so percentualizzare la sua condizione attuale, la sua condizione fisica attuale, ma sono sicuro che è intorno al 50%, e già così fa la differenza, raga, fa la differenza, la manovra è più fluida, è più veloce, ci si muove di più senza palla, lui è intenso, è aggressivo, dà ritmo e fa giocare meglio anche gli altri, perché l'avete visto Vessino, se ha un giocatore che riesce a imprimere il ritmo da grande squadra, perché Nainggolan questo lo sa fare, gioca decisamente meglio, è più sciolto, è più libero, segna, si inserisce e riesce anche a fare delle cose buone, quindi bene il centrocampo, con Nainggolan dobbiamo andare avanti. Così, soprattutto, raga, voglio sottolineare che questa è la terza partita di fila in cui segna un centrocampista. Questo è un problema che ci portiamo dietro l'anno scorso, con i centrocampisti che non segnano. Adesso il trend si è invertito. Comunque sia, l'Inter continua a segnare un sacco. Ha segnato 3 gol alla Fiorentina. Ne ha segnati 4 a Rapid Vienna, che vabbè, l'abbiamo visto, non era chissà quale avversario. Poi ha fatto comunque 2 gol alla Sampdoria. Continua a fare più di un gol, che era il problema che avevamo prima, no? Andare avanti con gli 1-0, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che una crescita c'è e si vede anche in campo. Nonostante quello che è stato detto, a me è piaciuta anche la partita di Lautaro Martinez. Niente di trascendentale, però ragazzi, dopo un primo tempo abbastanza per la maggior parte in sofferenza, cioè nel secondo tempo con la squadra più corta e con le ripartenze si è visto quanto apre i corridoi, che intuizioni ha, come riesce ad andare via, cioè ha fatto un numero pazzesco che non era solo fine a se stesso ma era anche efficace, perché ha messo poi un assist su cui nessuno ci ha creduto, nessuno è intervenuto, per cui Lautaro Martinez non ha il killer instinct, va bene, segna poco, però è in netta crescita secondo me, e poi voglio dire, essendo un classe 97 che deve ancora entrare nel giro dei titolari, ha sicuramente bisogno di tempo per carburare, ma non mi sta affatto deludendo.
La fase difensiva l'ho vista un pochino più in affanno del solito, però direi nella prima mezz'ora, dopodiché si è ripresa. Abbiamo qualche handicap sulle fasce, per quanto D'Ambrosio abbia giocato una partita sicuramente dignitosa ed accettabile. D'Albert, partito ad handicap, non ha fatto assolutamente niente di trascendentale, ha sbagliato anche due o tre cross, però vabbè, è D'Albert, voglio dire, quella si sa che è una casella che dovremo sistemare. Brozovic l'ho visto meglio altre volte, però nel secondo tempo anche lui è salito di tono e c'è stato un momento in cui eravamo in dominio totale della partita, quindi non era affatto scontato, raga, che in mezzo al casino mediatico che abbiamo la squadra tirasse fuori questo tipo di prestazione. Tra l'altro sono anche contento che abbia segnato Politano. Dopo il gol ha giocato un'altra partita decisamente più leggera di testa, per cui insomma ti troviamo anche i gol degli esterni, Politano, anche Perisic, per quanto sul rigore ha segnato anche lui, riusciamo a fare qualcosa, sicuramente qualcosa di buono in fase offensiva, perché è quello che ci è mancato tutto l'anno. Per cui ragazzi, in sintesi, l'assenza di Cardi per il momento non pesa. Poi parliamo sempre al netto del lato umano, che abbiamo già analizzato un sacco di volte e la mia idea la conoscete, non voglio star qui a riproporverla, però parliamo comunque di un giocatore da 120 gol in 200 partite, cioè medie pazzesche, va bene, però abbiamo visto che la vita oltre i Cardi c'è, per cui io direi avanti così, raga. Io penso che la squadra sia sul pezzo, sia concentrata, posso pensare di essere ottimista per il futuro. È vero, quelle dietro sono arrivate, però quelle dietro sono entrate in un bel periodo positivo, per cui io immagino che da qui alla fine qualche punto lo lasceranno per strada e lì ci dobbiamo inserire noi, però penso che ci siano delle ottime basi e penso che usciamo da Firenze con più buone notizie rispetto che quelle cattive. Una trasferta maledetta, un risultato falsato, perché l'Inter questa partita l'ha vinta, un risultato falsato da un arbitro che ha regalato un rigore alla Fiorentina al 96esimo, per cui insomma, al netto del fatto che dobbiamo stare qui sempre a dirci le stesse cose, direi che sul campo l'Inter la partita l'ha sicuramente vinta e nessuno può dire il contrario, a mio modo di vedere. Per cui ragazzi, io penso che possiamo ancora continuare a divertirci. Pensavo che la squadra fosse avesse avuto o perlomeno pensavo che la squadra incontrasse un bel po' più di problemi da tutta questa esposizione mediatica che gli è stata fatta, invece forse è un bene, perché si è parlato tanto di Cardi e si è parlato poco della squadra, quindi un po' di pressione tolta, la squadra risponde bene in campo e per me questo è l'importante. Poi in estate faremo un altro tipo di valutazioni. Per cui ragazzi, io direi che finiamo qui per oggi. È stata un'analisi un po' sofferta e che comunque prescinde tantissimo dall'accaduto, che ripeto è veramente veramente inaccettabile, però l'occasione è buona per ricordarvi che noi con Into Supporters ci siamo sempre per quanto riguarda la copertura delle partite live e non solo. Il prossimo appuntamento ce l'abbiamo venerdì sera, quindi mi raccomando, occhio, perché è l'orario inusuale, venerdì ore 20:30, giorno orario un po' inusuale per noi, si gioca a Cagliari-Inter, noi con Into Supporters ci saremo e poi ovviamente uscirà sempre il video offline. Per cui ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se avete voglia attivate anche la campanella per non perdervi nessuno dei nostri contenuti e ovviamente insomma massima condivisione, raga, stiamo crescendo tutti insieme, io e Massi abbiamo dato un'occhiata un po' ai numeri rispetto all'anno scorso e sono decisamente in ascesa, il che significa che abbiamo il vostro supporto, vi ringraziamo tantissimo per questo e speriamo di potervi raccontare un finale di stagione ancora palpitante e soprattutto che non si verifichi mai più quello a cui abbiamo dovuto assistere domenica sera al minuto 96 a Firenze. Grazie ragazzi, passate una buona settimana e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!